Buonasera, benvenuti al nostro appuntamento con la voce delle istituzioni. Oggi parliamo di Selva di Cadore perché l'ospite in studio è il sindaco Luca Lorenzini. Buonasera. Buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori. Inizierei parlando un po' di una particolarità che contraddistingue il vostro territorio, ovvero il bando Borghi, cioè l'adesione appunto a questa opportunità di finanziamento. Sì, noi abbiamo avuto la possibilità di accedere a questo importante finanziamento PNRR. Parlando degli investimenti, ricordo che il comune di Selva di Cadore rientra tra la ristretta e assai sfortunato gruppetto di comuni che non possono accedere a forme di finanziamento extra. Intendo fondo comuni confinanti o intendo fondo Letta per i comuni che confinano con Friuli Venezia Giulia. Questa è una forma, ovviamente crea delle grandi differenze a livello territoriale sulla appunto, la possibilità di accedere a forme di investimento. Sappiamo che i fondi dei comuni di confine in particolare erano nati per calmierare le differenze tra i comuni di confine, la provincia di Belluno, e i comuni altoatesini e trentini. Queste differenze sono state poi riportate all'interno della provincia stessa, in quanto abbiamo i comuni di serie A, di serie B e di serie Z, come purtroppo il mio comune, che non hanno possibilità di accedere a queste importanti forme di finanziamento. Quindi ci si adopera per trovare altre forme di contributo. Il bando Borghi è stata una di queste. Siamo nella fase di piena operatività, 1.600.000 euro di finanziamento, con altri 160.000 di adeguamento prezzi e un cofinanziamento del comune di altri 300.000 euro, quindi oltre 2.000 euro di lavori, 13 linee di intervento. Molte sono iniziate, stiamo completando la parte di realizzazione dell'itinerario artistico L'Andria Zardin, il totem multimediale è stato installato in Piazza Santa Fosca. Stiamo procedendo, pur con qualche ritardo, sui lavori sull'ex canonica di Santa Fosca. Stanno partendo tutti gli interventi di promozione turistica, quindi diciamo siamo appunto nella fase di piena operatività di questo importante progetto che caratterizza tutti i miei 5 anni, insomma, di amministrazione, di nostra amministrazione. Un altro importante intervento che stiamo portando a conclusione è quello sulla piazza di Santa Fosca, rigenerazione della piazza di Santa Fosca, un intervento da quasi 700.000 euro. Siamo nelle fasi conclusive di questo cantiere che dura ormai da un anno. Entro 3 settimane penso che arriveremo a chiudere il cantiere. Poi resteranno appunto alcuni perfezionamenti sulle aiuole, sulla fontana, sull'ascensore, ma insomma il grosso è stato fatto, accanto ad altri interventi minori che sono in programma quest'estate, quali la realizzazione del tratto di marciapiede in cima a via 4 Novembre, via 4 Novembre Zanwall, è un intervento da regia dell'Unione Montana Gordina, con 214.000 euro di finanziamento aree interne e 180 di cofinanziamento del comune. Abbiamo i lavori di asfaltatura che interesseranno via Marin, via Landria, la strada per Malgapindevaccia. Abbiamo il lavoro di rifacimento della pavimentazione dei campi sportivi, finanziato con i fondi della tassa di soggiorno, più altri interventi minori che insomma stiamo cercando di portare avanti. All'interno di questo programma di opere pubbliche, insomma ben strutturato, realizzabile in tempi umani che ci siamo dati, io ringrazio come sempre gli uffici, l'ufficio tecnico in particolare, che supporta l'amministrazione nella realizzazione di questo importante piano di opere pubbliche che vuole portare Selva di Cadore a essere più moderna, a essere più attrattiva sia per nuovi residenti che per turisti e ad essere anche più inclusiva. Ecco, il turismo, siamo adesso nella stagione estiva e naturalmente, come dire, inizia, anzi c'è già un po' di movimento insomma, nel vostro paese, no? Beh, sicuramente ora da 2 settimane è partita la stagione estiva. Il settore turistico a Selva di Cadore è trainante, i dati sono positivi, fanno ben sperare. Il 2023 è stato l'anno con maggiore presenze turistiche nella storia di Selva di Cadore, con oltre 135.000 presenze, appunto in crescita anno dopo anno, un turismo che si sta sempre più internazionalizzando. Si sono viste entrare in maniera prepotente alcune
stati di provenienza di turisti come per esempio Stati Uniti, Nord Europa, Inghilterra, Francia, Spagna, che prima c'erano ma in misura ridotta. Questo ci fa ben sperare. Vediamo anche un lento passaggio di turisti che forse si spostano dalle località altoatesine più affollate alle località diciamo più autentiche e meno di turismo di massa come le località dell'alta provincia di Belluno, quindi insomma bei segnali, sappiamo qual è la nostra, quali sono i nostri punti di forza, sappiamo qual è la strada da seguire, sappiamo come raccontarci, o almeno lo stiamo sempre meglio identificando. Quindi io credo che Selva di Cadore diventerà sempre più nel panorama della località turistica provincia di Belluno sempre più importante. Ad oggi siamo la nona località della turistica della provincia per presenze, poco dietro San Vito e Alleghe, quindi siamo in un bel gruppo, insomma. E siete anche però forse nel gruppo dei comuni che stanno patendo un po' lo spopolamento. Beh, tutti i comuni della provincia di Belluno, forse tranne due o tre, stanno patendo questo fenomeno. In verità Selva di Cadore anche meno di altri, guardando i dati demografici, però non possiamo stare fermi e rallegrarci assolutamente di questo, perché comunque il trend è negativo. Io sono tra i sindaci, noi siamo tra le amministrazioni che credono che i comuni devono intervenire. Possono intervenire, le azioni da fare ci sono, noi ci siamo concentrati su quattro tematiche in principale, sulla residenzialità, ovviamente che è il dramma principale, sui servizi alle famiglie, sull'aiuto diretto alle famiglie e sulla valorizzazione dell'entità locale. Per quanto riguarda la residenzialità, abbiamo posto in essere tre iniziative, la principale è quella inerente sempre al bando Borghi, quindi con una realizzazione di tre nuovi appartamenti che destineremo a nuove famiglie, quindi con canone agevolato, tre appartamenti comunali che vanno ad aggiungersi ai 9 già del nostro patrimonio, quindi 12 appartamenti che vengono destinati alle famiglie, non sono pochi per un comune piccolo. Siamo poi andati a rivedere le aliquote IMU per in particolare tipologia di contratto di locazione, quindi aliquote IMU degli immobili che vengono allocati tramite contratto a canone concordato, diminuendo drasticamente l'IMU relativa a questi appartamenti, in modo di agevolare i proprietari degli appartamenti a darli in locazione in forma residenziale e non turistica. Stiamo poi lavorando su un regolamento di contributo prima casa, con l'aiuto del GAL. Vogliamo partire entro l'autunno con questa importante forma di contributo per l'acquisto della prima casa, quindi siamo pienamente operativi su questo tema. Per quanto riguarda i servizi alle famiglie, vedremo quest'autunno, quest'inverno, l'apertura di questo centro sperimentale per la prima infanzia, così definito. All'interno di questo progetto si è poi affiancata una serie di incontri con le famiglie per supportare la genitorialità. Sono state coinvolte appunto le famiglie anche nella compilazione di questionari per appunto riuscire a realizzare questo piccolo centro dove le famiglie possono portare i bambini per qualche ora durante il giorno. Questo è appunto un importante intervento a cui ci crediamo. Ringrazio l'assessore Dolcetta per l'aiuto su questo tema. Per quanto riguarda i servizi, l'aiuto diretto alle famiglie, continuiamo con il bonus bebè, continuiamo anche con il bonus sul trasporto scolastico, con cui andiamo quasi ad azzerare le spese che hanno le famiglie per poter permettere ai loro figli di accedere agli istituti scolastici fino alle superiori. E poi abbiamo il tema ovviamente della valorizzazione dell'identità locale, valorizzazione dell'identità locale che non deve assolutamente diventare chiusura, non deve diventare una barriera culturale, perché questo vorrebbe dire autoisolarsi, ma valorizzare l'identità locale sapendo che che i giovani che crescono con radici forti più difficilmente poi si spostano e quindi operare in tal senso. Ricordo inoltre che all'interno del bando Borghi, che
che abbiamo citato prima, i comuni beneficiari di questo importante finanziamento, solo per i comuni beneficiari di questo importante finanziamento, si aprivano per le imprese insediate in questi comuni una linea di finanziamento specifica. L'avevo letto tra le righe studiando il bando ancora più di 2 anni fa, solo poi, ed era stata una cosa interessante che era balzata agli occhi, solo poi si è capito quanto era importante a livello finanziario questa possibilità. Abbiamo svolto alcune riunioni con la popolazione, incontri con la popolazione, abbiamo aperto uno sportello imprese a cui hanno partecipato 27 imprese, portando le loro idee, i loro progetti. Su 500 residenti, 27 imprese sono tante. 19 hanno partecipato a questo bando, 12 sono state finanziate, sono arrivati a Selva di Cadore per le imprese insediate a Selva di Cadore, oltre 800.000 euro, che sono andati appunto ad aiutare imprese operanti nella ristorazione, nell'artigianato e nelle imprese agricole. Quindi un bel aiuto anche da questo punto di vista, sempre in ottica anche di interventi di contrasto allo spopolamento. Come dicevo, noi ci crediamo, sappiamo che bisogna avere delle politiche innovative, aggressive, fare rete è importante, anche copiando cosa fanno oltre confine. Ho visto che nell'ultima tornata elettorale si è discusso molto di questo tema, si è forse allargato un pochino il fronte delle amministrazioni che credono che i comuni debbano intervenire direttamente e non attendere Roma o Venezia, e quindi questo mi fa ben sperare a livello anche provinciale. Ecco, Selva di Cadore, chiuderei con questo, è uno dei comuni che sono stati colpiti, insomma, nell'Agordino dalla furia di Vaia, peraltro avete avuto anche qualche problema, insomma, a livello di strade, eredità scomoda, Bostrico. Bostrico è il problema ambientale numero uno di tutta l'area dolomitica, oramai siamo nel pieno, forse si spera che l'apice dell'infestazione sia passata, vediamo con luglio come procede. A Selva di Cadore il patrimonio boschivo e tutto il patrimonio agro-silvopastorale è di proprietà collettiva, delle regole, e quindi diciamo loro si sono trovati a dover affrontare questo problema, questo problemone. Io ringrazio l'amministrazione delle regole per la piena operatività. Sappiamo che solo agendo tempestivamente con gli sboschi si riesce facendo tempestivamente con il taglio si riesce a portare avanti gli sboschi. Dopo un anno che la pianta è stata infestata perde progressivamente di valore, quindi non risulta economicamente più conveniente sboscarla. Essere tempestivi è tutto. E questo ha permesso alle proprietà collettive di appunto sboscare, pulire ettari ed ettari di bosco bostricato. Solo nel 2023, dai dati che mi hanno trasmesso, sono stati portati in segheria da Selva di Cadore 18.000 metri cubi in segheria, quindi vuol dire che contando anche il legname da legna e gli scarti, la massa è molto superiore, sono masse enormi. E agire sull'infestazione da Bostrico vuol dire da un lato ovviamente agire tempestivamente, avere un introito economico dalla vendita del legname, dall'altro avere un beneficio ambientale in quanto nelle aree sboscate poi più facilmente si insedia il rinnovamento, un beneficio paesaggistico ovviamente per noi che viviamo nella valle e per i turisti, e un beneficio di andare a calmierare il rischio incendi che nelle aree di bostricate, di boschi secchi in piedi ovviamente cresce considerevolmente questo rischio. Quindi io torno a ringraziare le proprietà collettive anche di tutta la provincia, perché sono delle realtà silenziose di cui si sa poco, operano spesso a totale volontariato e senza grandi contributi pubblici, pur dando dei benefici all'ambiente e al paesaggio di cui possono poi che poi ricadono su tutta la collettività dei cittadini delle nostre valli e anche dei turisti. Grazie mille per essere stato con noi, quindi a Luca Lorenzini. Grazie a voi. E quindi ci vediamo al prossimo appuntamento con la voce delle istituzioni.